Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di cronaca perché i finanzieri di Pescara hanno posto fine ad un articolato meccanismo fraudolento che ha permesso per anni di risparmiare sul pagamento delle imposte e di commercializzare prodotti della macellazione. La Guardia di Finanza con l'operazione Mistec è riuscita a scovare un'evasione fiscale per circa 3 milioni di euro, il servizio è di Stefano Recanati. Fatture false e contabilità farlocca per bistecche a buon mercato. Questo il risultato dell'operazione Mistic, condotto dalle Fiamme Gialle di Pescara e che hanno portato alla scoperta di una maxi evasione fiscale nel settore della macellazione del commercio delle carni. Ingegnoso il meccanismo escogitato per frodare il fisco ed essere più competitivi sulla piazza. Inizialmente il metodo adottato era il più classico dei sistemi evasivi, utilizzo di fatture false create ad hoc da una bad company, riconducibili alla stessa compagine, una vera e propria cartiera che fruttava fittiziamente alla società operativa del gruppo la vendita di migliaia di capi di bestiame e automezzi di trasporto commerciali in realtà del tutto inesistenti. I responsabili del sistema illecito sono amministratori, un prestanome ed un commercialista. Quest'ultimo è l'ideatore dell'impianto contabile alterato, incentrato su un doppio livello di artifici. In una prima fase, nel sistema contabile venivano registrati fittiziamente acquisti maggiori di quelli reali per generare un falso credito IVA da adoperare poi per abbattere l'imposta da versare. Successivamente, per meglio dissimulare tale frode, veniva posto in essere un ulteriore artificio consistente nel contabilizzare falsi finanziamenti soci per importi corrispondenti all'indebito credito IVA in modo da far quadrare, ma solo formalmente, il bilancio d'esercizio. I militari del gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, su disposizione della locale autorità giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all'ingente bottino di oltre 3 milioni di euro illegalmente accumulato negli anni. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L'impianto accusatorio è stato avallato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del maltolto, cui è stata data esecuzione aggredendo le disponibilità finanziarie, conti correnti, titoli e polizze assicurative dei 6 soggetti responsabili della maxi evasione di complessivi 7 milioni di euro. L'operazione Mistec ha posto termine a tutto questo, permettendo il recupero dell'ingente bottivo illecitamente accumulato, ora restituito alla collettività. Cambiamo argomento perché in vista dell'attesissimo Jova Beach Party è stato presentato il treno che garantirà un intervento tempestivo in caso di malesseri. È in grado di accogliere sia codici rossi che verdi, come avviene in ospedale, e offrirà la possibilità di tamponi gratuiti anche a chi non prende parte al concerto di Vasto. Il servizio è di Serenia Secondi. Il treno ambulanza che è stato messo a disposizione dalla TUA in collaborazione con la ASL Chieti Lanciano Vasto e sarà disponibile per tutti coloro che parteciperanno al Jova Beach Party nei giorni del 19 e 20 agosto, è stato presentato questa mattina. Lo vedete alle mie spalle, è un convoglio dotato di tutte le strumentazioni utili e indispensabili per poter apportare un primo soccorso anche in caso di patologie gravi come per esempio un ictus. C'è da dire che tra l'altro potrà essere utilizzato anche dai turisti o da coloro che vogliono effettuare un tampone rapido dalle 10 di mattina fino alla fine del concerto, nelle 2 giornate appunto del Jova Beach Party a Vasto. Sì, ictus, infarto, politrauma sono i tre principali eventi tempodipendenti dove chiaramente noi dobbiamo garantire un'ora, un'ora e mezzo dall'evento fino alla cura in un luogo adatto. Chiaramente abbiamo il grande esodo di questo weekend, per cui sia la 16 che l'autostrada in caso di tamponamento sono impraticabili per l'ambulanza, per cui ho optato per un treno ambulanza che è una viabilità, diciamo, riservata, diciamo, non intracciato dal turismo, e anche grazie a RFI avremo una cosiddetta traccia calda, cioè segnale verde da Vasto fino a Ortona o Pescara. Sì, un'iniziativa importante, un'ottima idea della divisione ferroviaria TUA, è quella di costruire, allestire questo vagone ambulanza, questo treno ambulanza, che può essere una best practice per poter poi sviluppare delle attività anche in futuro, perché questa è una
regione che ha bisogno di presidi sanitari di questo tipo per gestire le eventuali emergenze, quindi è una buona idea su cui si può lavorare in futuro e creare qualcosa di valore per la collettività e soprattutto nell'ambito della salute. Ma l'evento è un evento sicuramente molto impattante a livello di attrattività, e sappiamo e abbiamo visto che in altri luoghi dove si è svolto comporta un impegno notevole di gestione delle persone, della logistica e quant'altro. Noi abbiamo voluto contribuire con questa piccola ma importante iniziativa che va a tutelare maggiormente la sicurezza, quindi l'aspetto sanitario. Grazie quindi alla collaborazione e anche all'estro creativo del direttore dell'ASL Thomas Schell, al direttore della protezione civile regionale Mauro Casinghini, al direttore della divisione ferroviaria di Tua Enrico Dolfi, insomma tutta una squadra di persone che si sono messe a disposizione per permettere che a Vasto finalmente questo concerto si possa fare, a differenza degli anni passati in cui si è dovuto trasferire a Montesilvano, anche lì con il contributo decisivo della regione per evitare di perdere un grande evento, e quindi speriamo di non doverlo utilizzare, di non dover avere bisogno. In ogni caso costituisce un esperimento unico in Italia, la prima volta che si mette in campo un modello di organizzazione simile con questo tipo di logistica, e io credo che questo esempio potrà essere anche replicato e studiato in altri contesti, in altre occasioni. E come di consueto i numeri dell'emergenza Covid nella nostra regione sono 1200, infatti i nuovi casi registrati oggi in Abruzzo, il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a cifra tonda 3600. 1667 sono invece i guariti, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 24.716, 196 pazienti meno 21 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica e 7 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva. Tutti gli altri ovviamente sono in isolamento domiciliare. Vediamo le variazioni provincia per provincia rispetto a ieri: 186 casi in più in provincia dell'Aquila, 341 casi in più in provincia di Chieti, 351 casi in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 219 in più in provincia di Teramo, 32 sono persone che risiedono fuori regione, 71 per le quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E come abbiamo visto, il numero di positivi in Abruzzo è ancora il più alto rispetto alle altre regioni italiane. Questo però è dovuto anche al maggior numero di tamponi processati. Ora si attendono i dati dopo il Ferragosto. Noi abbiamo fatto il punto con il virologo dell'ospedale di Pescara, Paolo Fazzi. Il post Ferragosto è tempo di bilanci un po' per tutte, lo è anche per il Covid, che però in quest'estate non ci ha lasciato liberi come nelle estati precedenti. Questo è dovuto a tanti fattori e le prospettive comunque non sono rose. Allora, diciamo che noi osserviamo una grossa circolazione del virus con tutto ciò che ne consegue, quindi un indice di ospedalizzazione elevato se paragonato a quello che si era osservato sia nell'estate 2021 che nell'estate 2020, e quindi un aumento di ricoveri in rianimazione e purtroppo un aumento di decessi. Questa è una cosa che ci lascia ovviamente pensare, e in prospettiva è naturale che potrebbero essere diversi gli scenari, perché si vanno ad imbricare diverse variabili. La prima variabile è l'arrivo della sottovariante indiana, che è già arrivata in Italia, non riesce a sfondare fortunatamente, ma se arriverà in maniera importante sappiamo che riesce a bucare i vaccini attualmente esistenti. La seconda variabile è appunto l'arrivo anche in Europa, in America stanno valutando in questi giorni quando lanciarlo sul mercato, quindi il nuovo vaccino ridisegnato su Omicron. E poi c'è la terza variabile, che è legata al comportamento dell'uomo, in particolare l'uso della mascherina. C'è stato un errore tra virgolette nel accelerare la quarta dose con dei vaccini che non erano aggiornati per Omicron.
Secondo me non si può dire perché. Perché noi non sappiamo quando arriverà il vaccino nuovo ridisegnato su Omicron. E qui c'è purtroppo un grosso punto interrogativo, perché potrebbe arrivare in ottobre oppure potrebbe arrivare anche più in là. Per cui se non dovesse arrivare, allora è ovvio che bisogna, diciamo, combattere questo virus con i mezzi a disposizione. Si sente parlare molto spesso, anche adesso che siamo in campagna elettorale, di quelle che sono le questioni legate alle mascherine e poi ai vaccini. Si sente lei da medico di dire di scindere due cose, soprattutto in questo periodo di forte campagna elettorale? Parlare di obblighi, l'obbligo della mascherina e l'obbligo della vaccinazione, è un qualcosa che dal punto di vista, diciamo, di pubblicità elettorale non riesce a bucare. Parliamo di politica adesso, perché a poco più di un mese dalle elezioni il terzo polo si candida ad essere la vera novità dello scenario politico italiano. Ne abbiamo parlato con Giulio Cesare Sottanelli di Azione, una delle candidature più probabili nel territorio abruzzese per le politiche di settembre. Giulio Cesare Sottanelli, la vera novità di una campagna elettorale strana, compressa, complessa, è il terzo polo, e molti si interrogano sulla consistenza, anche in Abruzzo, di questo terzo polo formato dalla sua Azione e da Italia Viva. Certamente è la novità di questa elezione molto particolare, perché appunto si sta facendo sotto l'ombrellone, stiamo chiudendo in queste ore le liste, quindi un pochino atipica anche rispetto a un periodo che speriamo che ci stiamo lasciando alle spalle, della pandemia e della guerra. Certamente il terzo polo è la novità, io dico, degli ultimi 30 anni, perché da 30 anni abbiamo un sistema bipolare dove i partiti si sono contrapposti dicendosi l'uno male dell'altro: vota a noi altrimenti vengono i comunisti, vota a noi altrimenti vengono i fascisti. Riteniamo che in questo momento di contemporaneità non è un problema di destra e di sinistra, bisogna attuare quel programma, quelle ricette che possono aiutare a risollevare le sorti di tante famiglie e di tante imprese. Gli italiani devono in questa campagna elettorale scegliere quelle persone che danno maggiore sicurezza per quanto riguarda la competenza. Spesse volte si è dato un voto di pancia, un voto di istintivo. Noi ci auguriamo che possa essere invece in questa campagna elettorale un voto ragionato, ponderato, e che siano valutati i programmi, la coerenza delle coalizioni e la qualità dei candidati. Abbiamo messo giù un programma per dare un governo, una prospettiva di crescita all'Italia in un periodo, quello autunnale e primaverile, che sarà molto difficile per l'economia italiana. O mettiamo persone che sono in grado di governare al meglio il paese e che vadano d'accordo e che siano convinti sullo stesso programma, o saranno mesi che ci aspettano molto difficili. Come va la convivenza con Italia Viva in Abruzzo soprattutto? In Abruzzo bene, a livello nazionale anche, sono due leader che hanno delle forti personalità. Certamente c'è una grande stima tra loro, in quanto Calenda è stato ministro dello sviluppo economico e quindi inventore della 4.0 in Italia quando Renzi era presidente del Consiglio. Tutti gli screzi che ci sono stati non su un problema programmatico o su un problema di visione della politica estera o sull'atlantismo, sull'europeismo, cose che invece riscontriamo a destra e a sinistra. Quindi c'è piena condivisione programmatica di due personalità forti che ritengono che abbiano, a differenza degli altri leader in campo a destra e a sinistra, hanno delle capacità, delle competenze, del pragmatismo che sono uniche. Cronaca, tragedia in montagna questa mattina: un escursionista 62enne di Sulmona è stato colto da malore mentre saliva verso il Monte Amaro e poco dopo è morto in località Fonte Romana. Immediati i soccorsi, arrivati con un'eliambulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri e il soccorso alpino e speleologico. A dare l'allarme è stato un amico in escursione con lui, ma per Antonio Di Rocco non c'è stato nulla da fare. La ricognizione cadaverica ha confermato che un infarto è stato all'origine del malore e del decesso. Ad eseguire l'esame il
medico anatomopatologo Fabio Duronio. A seguito del referto, la Procura della Repubblica ha già rilasciato il nulla osta per la riconsegna della salma alla famiglia e per lo svolgimento dei funerali. La tragedia si è consumata a poche decine di metri dal rifugio ristorante di Fonte Romana sulla Maiella di Rocco, da sempre appassionato della montagna, era stato in servizio nell'esercito come sottufficiale, lascia la moglie e una figlia. Nell'ultimo consiglio regionale che si è tenuto prima di Ferragosto è stata discussa l'interpellanza sui lavori riguardanti il porto di Giulianova. I fondi europei intercettati per realizzare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza rischiano di essere persi se i lavori non partiranno entro settembre. Passato il Ferragosto, sta passando l'estate, problemi ancora per il porto di Giulianova, i fondi ancora arrivano e i lavori ancora partono. Enormi difficoltà per il porto di Giulianova, sono più di 3 anni che i lavori sono fermi, parliamo del braccio nord, parliamo dell'insabbiamento ma soprattutto dei lavori legati al Fondo Europeo per la Pesca. Sono oltre 1 milione di euro fermi da anni per una serie di litigi tra i partiti del centrodestra nella giunta regionale, in particolar modo la Lega e Fratelli d'Italia. All'interno dell'ente porto non è rappresentato nessuno del mondo della marineria e ci sono tantissime difficoltà per realizzare queste opere che sono state già finanziate e già progettate. Parliamo dei servizi igienici, parliamo delle tettoie per i pescatori, parliamo delle torri faro. I tempi scadono a settembre, entro settembre il 50% dei lavori devono essere realizzati, altrimenti noi perdiamo fondi importanti per la marineria, soprattutto per il porto strategico di Giulianova. Messo in ginocchio ancora di più dal fermo pesca e dalla caro carburante. Assolutamente sì, dal caro carburante in maniera particolare, sono riuscito attraverso una risoluzione a mettere in campo 300.000 euro del Consiglio regionale, ma sono assolutamente insufficienti per il caro gasolio e soprattutto per i problemi legati alla pesca, all'insabbiamento, ai problemi di questo settore in maniera specifica. Bilancio positivo per il commercio in città, a dirlo è Marina Dolci, presidente di Confesercenti Pescara, che ora chiede al comune e all'assessore cremonese in particolare scelte condivise in vista dell'inverno in modo da poter sostenere l'aumento dei costi. Boom di turisti sulla costa, boom di turisti a Pescara che hanno affollato il Ferragosto, ma i weekend, dal punto di vista del commercio, com'è andata? Siamo contenti perché in effetti sì, i turisti ci sono, e grazie anche all'aeroporto che ha fatto tantissimi voli, e c'è stato un bel movimento. Poi i turisti che comunque hanno gradito la città, cioè l'hanno vissuta un po' in tutte le ore, passeggiavano la mattina, abbiamo avuto un qualche giorno di tempo brutto, però loro non si sono demoralizzati e hanno trovato una bella accoglienza. E dal punto di vista degli incassi, come la possiamo collocare questa cosa all'interno delle vacanze estive? Ma dobbiamo dire che abbiamo lavorato, cioè sicuramente nei vari settori, nelle varie categorie commerciali, però abbiamo lavorato, e anche la notte dei saldi, che poteva sembrare un po' messa lì a caso, invece la notte delle stelle comunque c'è stato passeggio, e tutto a livello molto molto educato, molto di classe, possiamo dire. Ecco, però dopo le vacanze si torna al lavoro e ovviamente arrivano anche le scadenze, e queste sono difficili anche da sopportare perché il momento non è dei migliori e ci sono delle bollette che aumentano sempre di più e dei costi che lievitano sempre di più. Sì, siamo molto preoccupati, i costi sia energetici che del gas, ma anche della merce, perché comunque stanno avendo dei grandi rincari. L'unica cosa che noi ci auguriamo è che comunque lo Stato, visto che ci saranno anche le elezioni, quindi veramente sarà un settembre sottotono e con molta tensione, che lo Stato si metta subito a rilavorare per poterci aiutare con degli sgravi, con degli aiuti anche a livello di abbassamento dell'IVA. E io penso che ci debba essere una grande collaborazione sia da parte degli esercenti, delle associazioni e dello Stato. E che magari l'estate possa continuare anche in inverno, con delle manifestazioni che possano anche portare aiuto ai negozianti. Sì, infatti adesso come finiscono le ferie prenderemo un accordo con l'assessore cremonese per
per incontrarci, dobbiamo fare un programma dove, come dici tu, ci deve essere l'autunno, ci deve essere il Natale e da adesso programmarci fino all'estate prossima. Poi i fondi si troveranno, però intanto ci deve essere un programma almeno di idee. E poi insomma l'autunno deve esserci perché comunque deve tornare a piovere, abbiamo tante cose belle del periodo invernale, quindi sì, speriamo in un cambiamento. Seconda serata e siamo agli eventi, quella di ieri per Spoltore Ensemble col monologo teatrale scritto e interpretato da Walter Nanni, Costa Discordia, l'Africa e l'emigrazione come non ve l'hanno mai raccontata, uno straordinario e appassionante racconto di un viaggio dentro il cuore del Senegal. Debutto nazionale per Costa Discordia, Walter Nanni a Spoltore Ensemble, uno spettacolo che fa riflettere la tua esperienza in Senegal. È un viaggio, raccontare alle persone questo viaggio che ho avuto la fortuna di fare in Africa, seguendo i flussi migratori, le storie dei senegalesi in particolare, e condividerle questa sera con le persone oltretutto della mia terra, quindi occasione incredibile riuscire a fare un debutto nazionale, perché questo spettacolo l'avevo fatto solo in Belgio davanti alle persone della mia terra, nella mia terra. È stato veramente un momento unico. Parliamo di questa tua avventura vera e propria nel cuore dei danni fatti dal colonialismo europeo. Beh certo, spesso no, ci sono tanti politici che dicono aiutiamoli a casa loro, in verità penso che dovremmo prima andarcene via da casa loro, perché il Senegal in particolare, che ho avuto la fortuna di conoscere, studiare, vedere, vive oggi una nuova forma di colonialismo per quanto riguarda il riso, perché la terra dove viene coltivato il riso in realtà è degli italiani e degli spagnoli, è il pesce con le multinazionali cinesi che di fatto per i prossimi 30 anni possono e potranno sfruttare il mare davanti alla Carca, uno dei punti più pescosi del mondo. Quindi in realtà il colonialismo e anche in parte la schiavitù in Africa non è ancora finita. Mi sono rimbattuto in Spoltore nell'83 e ho fatto la proposta di poter far diventare questo piccolo borgo, insomma, un mini festival che poi insomma sarebbe dovuto crescere negli anni, come è stato, fino a diventare non soltanto per l'Abruzzo ma anche per il centro Italia e forse anche oltre uno dei punti di riferimento più importanti della cultura in Italia. Io sono stato più di 15 anni a Roma, ho fondato due teatri, il Teatro in Trastevere, il Teatro dell'Orologio con Mario Moretti, Flavio Bucci, Sergio Castellitto e tanti altri colleghi e amici carissimi. Poi un periodo inglese, un periodo messicano e a New York, insomma vabbè, tanta roba che adesso ci vorrebbe tempo appunto per ricordarlo. E quindi poi è stato riversato tutta questa mia esperienza, i miei rapporti, i miei contatti, ovviamente insomma hanno avuto il loro frutto qui a Spoltore, insomma. E ci spostiamo a Francavilla, dove è tutto pronto per i tradizionali fuochi di San Franco. Lo spettacolo pirotecnico partirà come da tradizione a mezzanotte e si svilupperà sui 7 chilometri di costa francavillese. Non è estate a Francavilla senza i fuochi di San Franco, è stata una settimana, sono stati 15 giorni veramente movimentati, c'era anche questa paura, questo timore che non si potessero svolgere, invece tutto confermato, si torna a quella che è l'evento clou dell'estate francavillese. È stata una bella estate con bellissimi eventi, l'estate non è ancora finita perché proseguiremo ancora per qualche settimana anche con il famoso e tanto atteso evento del Cenacolo Michettiano, però ovviamente adesso siamo nei giorni delle feste patronali e Francavilla e non solo attende questo spettacolo di fuochi pirotecnici. Abbiamo ricevuto delle prescrizioni dal prefetto a seguito di una riunione con il comando dei Vigili del Fuoco ed altre istituzioni competenti, ci stiamo adeguando le misure di sicurezza, le stiamo trasmettendo questa mattina con tutte le indicazioni richieste, l'autorizzazione la rilascia
annuncerà il sindaco, i fuochi verranno svolti in modalità diffusa così come erano stati organizzati, le misure di sicurezza sono, mi tranquillizzano perché ovviamente la mia priorità, come anche quella del prefetto di tutti, è quella della sicurezza dei cittadini. Ed è una soddisfazione anche per lo stesso primo cittadino perché a un anno dalla sua elezione può festeggiare anche con i fuochi. Sì, l'anno scorso è mancato questo festeggiamento, questa è la mia prima festa patronale, quindi sono molto contenta di festeggiare anche con i fuochi pirotecnici. Si chiude comunque anche un'estate movimentata, un'estate importante per Francavilla con un boom di turisti che hanno affollato le spiagge, ma non solo. È stata una bella estate, gli operatori turistici sono tutti soddisfatti, l'estate non si sta ancora chiudendo, abbiamo ancora avanti qualche settimana. Presentata questa mattina nella sala consigliare di Roseto degli Abruzzi la rievocazione storica nel borgo di Montepagano di Domenica, un salto nel passato tra riscoperta dell'antichità e inclusione. Sindaco, intanto proviamo a fare un assaggio di salto nel passato, poi quello reale ci sarà il 21 a Montepagano, un borgo che si presta un po' a tornare indietro nel tempo. Sì, sarà un rinascimento paganese, un rinascimento rosetano, la storia che oggi entra nella nostra sala consigliare, quindi il luogo istituzionale per eccellenza del nostro comune, e ringrazio davvero tutte le associazioni, le guide del Borsacchio, Vecchio Borgo, la rete che si è creata intorno, a fianco all'amministrazione, per permettere alla storia di mantenersi nel tempo. Questa rievocazione è proprio l'esempio di un borgo che vuole continuare a vivere non perdendo il contatto con le radici che sono fondamentali. E Vera Grilli alle sue spalle vediamo insomma quello che vedremo a Montepagano il prossimo 21, rievocazione storica, di che cosa si tratta, come avverrà? Beh, quest'anno sarà un pochettino diversa perché comunque ci sarà la rievocazione storica, la storia immaginata e con degli spunti di verità, e però appunto prendendo esempio dalla storia, che è una storia di accoglienza e anche di inclusione, abbiamo voluto unire le due cose e dare un contenuto in più alla rievocazione storica. Infatti ci sarà naturalmente il corteo, la storia appunto del 1566 con tutte queste bellissime comparse, e ci sarà questo corteo. Poi però ci sarà un momento dedicato alla inclusione, all'accoglienza. E quest'anno abbiamo deciso di far venire Vito Fiorino, che nelle acque di Lampedusa nel 2013 è riuscito a salvare 47 clandestini che stavano affogando in mare. Siamo allo sport, calcio di Serie C, andiamo in casa Pescara, ha fatto lo scambio Yanes Aloi con l'Avellino, il Delfino registra però due brusche frenate in trattative che sembravano impostate vicine alla conclusione. Ghion sceglie il Catanzaro mentre Merola va in Serie B con la maglia del Cosenza. Aloy arriva, Yanes va, anzi torna ad Avellino dove era già stato. Lo scambio tra Pescara ed Irpini è ormai cosa fatta, e così Colombo irrobustisce con una grande quantità di fosforo una mediana che è ancora alla ricerca del direttore d'orchestra. Perché per un Aloy che prode in biancazzurro, con lo scambio di documenti ormai archiviato e la trattativa conclusa, la questione dirimente sarà chi il Delfino avrà come costruttore di gioco. Per intenderci, quello che l'anno scorso era un compito assoluto ed esclusivo di Marco Pompetti. Perché quello che sarebbe stato l'erede designato, Andrea Ghion, da giorni in procinto di trasferirsi in Abruzzo, nella nostra regione verrà, ma con ogni probabilità come avversario, con la maglia giallorossa del Catanzaro. Il ribaltone nella serata di ieri, quando la formazione allenata da Vincenzo Vivarini sembra aver fatto lo scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista, che torna a Sassuolo, proprietario del cartellino dal prestito al Perugia, per essere nuovamente girato in prestito, anche se stavolta in Lega Pro. Lo farà in Calabria con le Aquile, che con un vero e proprio blitz hanno anticipato il Pescara e portato a casa un ragazzo di sicura prospettiva. Il Pescara deve cambiare obiettivo dunque, ma come farlo? Ci sarebbe la possibilità di rimanere su uno specialista del ruolo, ma allo stato attuale non c'è grande scelta, a meno che il Delfino non voglia
piombare su un profilo come Andrea Rigoni, svincolato dopo l'esperienza triennale a Teramo e attualmente senza contratto, oppure cambiare la tipologia di giocatore, affondando su Tenko Rang della Cremonese e facendo in modo che Kraia o Aloy ricoprano la zolla centrale del reparto nevralgico. Altra questione aperta è quella dell'attacco, perché Merola, anche lui seguito dal Delfino, ha scelto Cosenza e la Serie B per la prossima stagione. Troppo forte il richiamo della cadetteria rispetto alla terza serie e con Ferrante al Cesena e Vasquez al Gubbio, ecco che gli obiettivi potenziali anche in questo caso si restringono. Lavoro extra dunque per il direttore sportivo dell'Icarri, che dovrà scandagliare le opportunità che si troverà di fronte a poco meno di 2 settimane dal gong del calciomercato. Vero è che con l'avvicinarsi della chiusura della lunga finestra estiva le occasioni aumentano, ma è altrettanto vero che Colombo vorrebbe avere il prima possibile il quadro completo dell'organico su cui lavorerà, salvo aggiustamenti invernali, fino alla fine della stagione. In difesa Alessio Rasi è in uscita, così come in grosso e l'eventuale ritorno di Riccardo Brosco a distanza di 10 anni, con l'uscita anche di Yanes, diventa una necessità, ma è un mercato non semplice e spesso strade che sembrano tracciate possono svanire in pochi minuti. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che i contributi che avete visto e tante altre notizie sul nostro portale www.tv6.it. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona serata.